avessimo potuto fare una fotografia di quella che è la città dal punto di vista turistico, a prescindere o sopra il Fasano stesso, perché forse non si può parlare di turismo senza parlare del Fasano e viceversa. Stasera sono oggi proprio sono successi secondo me tre fatti importanti, forse eccessivi e storici, ma importanti sicuramente. Tutti e tre oggi. Il primo che ha avuto finalmente una corsa del turismo religioso si accorge che esiste Lucera e il Fasano. E questo prima non era comune di Lucera ha concesso il patrocinio morale a questa manifestazione. In realtà se dei buyers e dei colleghi giornalisti sono stati per qualche minuto chiesa, il santuario, ma ha potuto girare la città e grazie all'impegno di due giovani cittadini che hanno cercato fortemente che questo potesse accadere, provato a far sì che questo potesse accadere. Poi i frutti di questa sedia si potranno vedere nel tempo. La seconda cosa è che, parafrasando, io purtroppo sarò costretto quasi a fare un intervento a contraltare quello del sindaco, perché sarebbe stato un intervento su molti aspetti di quale voglio permettere, non ho alcun problema di carattere personale, né tantomeno sarebbe una questione che riguarda lui in particolare, ma lui il capo dell'amministrazione al suo posto ci poteva essere qualunque dei suoi predecessori, altre eccezioni per i commissari, che è proposta dalla comunità religiosa e non dall'amministrazione comunale, ripeto. E quindi è un fatto importante che questo possa accadere, a maggior ragione perché infatti stanno cercando di muovere la passare questo tempo e lo stanno facendo per esempio a proposito dell'anno fasaniano che comincerà lì. La preparazione dell'anno fasaniano ha avuto una sua base in quello che il padre Giovanni ha chiamato comitato operativo. Il comitato operativo sta lavorando, magari in maniera marginale, magari in maniera autonoma, ma sicuramente dovrebbe rappresentare l'embrione di quello che è un discorso di tavola rotonda a cui possono prendere parte le componenti larghe, religiose, della città, perché si possa finalmente cominciare a parlare di turismo seriamente. E la terza è, se però l'ho fatto in maniera più soft, ma in realtà di solidarietà, che l'hanno fatto in maniera molto più chiara e forte, 20 giorni fa, in occasione della presentazione del progetto sul castello, e si però ha fatto gran lupa dicendo chiaramente che l'amministrazione non ha fatto niente di turismo. L'amministrazione ha difficoltà a fare qualcosa per il turismo, perché non ha risolto? Benissimo, però potrebbe fare qualcosa che forse stasera si poteva già verificare perfettamente. Io non pensavo di avere un assist straordinario di quello che ho avuto ad esempio. Ad esempio, io sono andato qui davanti alla chiesa e ho trovato parcheggiato all'angolo della piazza due pullman, quindi due 12 metri, due pullman da 50 posti. Per far partecipare questi pullman è stata mobilitata una pattuglia della polizia municipale. Tra l'altro l'unica pattuglia della polizia municipale che è la città di Spoli nei due giorni del mattino e del pomeriggio. Questa pattuglia è stata mobilitata per far parcheggiare un pullman lì. Il sindaco ha accettato perfettamente una risposta, ha detto che abbiamo difficoltà anche a far parcheggiare un pullman. Ma io rilancio, dico perché non si riesce a far parcheggiare un pullman? Perché non si riesce a spiegare il motivo per il quale via Mazzini deve essere a senso unico? Non, certamente non è questa amministrazione che ha ridotto via Mazzini a senso unico, ma perché non si riesce a fare delle modifiche e a far sì che si possa trovare un autobus, un posto autobus al ridosso del centro storico? Certo, se fosse Piazza Colonna sarebbe perfetto, perché sarebbe il perfetto tempo per avere l'autobus. Quello, e sarebbe molto meglio di quello che si era previsto di fare, ma comunque non si è fatto più a rimorso della Torriata. E allora va bene che ci sono giorni, ma io voglio fotografare la città e vedere che ci sono delle situazioni che dovrebbero essere risolte assolutamente senza denaro. E quindi, a prescindere dalla nuova Roma, a prescindere da quelli che sono discorsi di carattere programmato, la città è pronta dal punto di vista logistico. Stasera abbiamo sentito che il prossimo anno questa amministrazione metterà in cantiere un bilancio, che è una cosa che si fa veramente, 100.000 euro.
di avvenire di furbi, di gente buona che non sta tutto. C'è la città rispetta ogni mese. Allora è giusto che questo tipo di situazioni vengono gestite almeno. E dico anche questo perché sembra che tutto poi sia negativo. Perché qualche segnale non mi sta dando. Per esempio, in tutti i tempi ho apprezzato moltissimo la capacità di riuscire ad aprire molto, per molti di ore al giorno, di orare e di aprire i monumenti, di allargare la fascia oraria per tutte le funzioni. Dall'altro lato, continuiamo, quindi devo ancora una volta concordare con il sindaco, e continuiamo però a parlare di progetti, continuiamo a parlare di idee e non riusciamo a installare i bagni vicini alla fortezza di Pecorino. Nonostante tutto, nonostante ci stiamo piangendo addosso dal punto di vista turistico, è una struttura che riceve e accoglie centinaia di persone, per non anzi migliaia di persone all'anno. E quindi da un certo punto di vista forse è meglio che ne arrivano poco, se non riusciamo neanche a spiegarlo per il fatto. Non ci lo farei in qualità di rappresentante della cura di Scovia. Signori, quello che invece mi piace fare a me. Qui ognuno sta cercando di dare una mano, qui ognuno sta cercando di fare il proprio meglio, che forse che questa politica turistica finalmente abbia un senso, che vada oltre i programmi regionali che non avesse voluto. Progetti di Museo del Cesano, che non c'era, ma poi recentemente anche per Trollo. Una maggiore attenzione del settore patrimonio artistico e anche quello squisitamente architettonico, che recupera tutte le chiese colpite dal terremoto. La prossima è la domenica a casa nuovo, ma perché per la domenica scorsa la diocesi si potrà rimanere in città, comunque tutte le chiese, buona parte delle chiese sono state curate, rimesse a posto, consolidate, restaurate. Ed è molto, molto importante la cura che la diocesi ha dato al proprio patrimonio e al patrimonio della città. C'è gente che fa turismo con il proprio ristorante o con il proprio albergo, che è magari anche il centro paese. Qui ognuno sta facendo il suo. Poi io mi sono preso un po' di dati per fornire l'amministrazione comunale, perché mi devo preparare un po'. Non c'è niente più là di dire non abbiamo la ricettività che ci possa permettere di andare e di promuovere e di far fare turismo. Per un raggio di 5 km da cui noi ci troviamo in questo momento, dispongo di 700 posti letto. Io non so quante città di ferma la sua capitanata riesca a fornire questo tipo di bacini di centinità. Tra alberghi e bed and breakfast i posti sono tantissimi. Fortunatamente per chi li gestisce ci sono sempre anche abbastanza operativi, si hanno una percentuale di rendimento piuttosto alta. Quindi qui ognuno sta facendo il suo. Il problema dove è? Il problema è riuscire a mettere insieme queste risorse, queste idee e queste strategie. Ben venga che il Comune si cominci finalmente a mettere al centro di questo tavolo, cominci finalmente la rete istituzionale, non a fare il cambio, perché quello a cui ci pensano i privati, ci devono pensare i privati, a mettere insieme idee e strategie e anche